Secondo alcuni siti web, Marco Liorni è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico e autore televisivo italiano, vincitore del Telegatto in 3 diverse occasioni e del premio TV Premio Regia Televisiva per la Vita in Diretta. È stato candidato a personaggio rivelazione del 2012. Marco Liorni ha raccontato quindi la storia di Sanà, una donna che ha dovuto dire addio troppo presto all'amato fratello, anche se una parte di lui continua a vivere in un'altra persona. Si tratta di una storia che è stata condivisa attraverso una ricostruzione, in cui alcuni attori hanno ricoperto le prime fasi della vicenda in questione. E così quindi il pubblico ha visto un'attrice interpretare Sanà che si trovava nei pressi della stazione di Termini di Roma, luogo in cui stava per avvenire l'incontro più bello della sua vita. Ed è proprio allora che la donna ha avuto un piccolo mancamento, anche se fortunatamente è stata immediatamente soccorsa da una guardia di sicurezza. Una volta arrivata all'esterno, c'era un'auto che la stava aspettando. Un veicolo al cui interno era presente una persona che ha visto salva la vita grazie al cuore donatogli dal fratello. Ho cercato quella persona per 9 anni, è questa la storia che la donna ha condiviso a Italia Sì. Sanà, senza riuscire a trattenere le lacrime, ha affermato di aver atteso per 9 anni prima di incontrare quella ragazza che portava nel petto il cuore del fratello. È morto in un incidente stradale. Dopo l'impatto, è rimasto in coma per un giorno e alla fine non ce l'ha fatta. È questa la storia di Anna e Sanà. Due donne che si sono incontrate proprio di fronte agli occhi di Marco Liorni all'interno del suo studio. Un incontro che non poteva essere non accompagnato da numerosi applausi e da lacrime. Hanno così raccontato. Come leggiamo sull'Anotratweet, ho sognato di essere seduta nel verde e di incontrare un ragazzo che mi ha detto che lo avrei ritrovato negli occhi di un'altra persona. Di sicuro è questa una storia che ha commosso tutti gli spettatori che seguivano il programma direttamente da casa.